Guarda, a tutti ci ormai benvenuti a giocare in questo nuovissimo episodio su The Vanishing of Ethan Carter. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 20 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa avevamo scoperto qualcosa di veramente inquietante. Ragazzi, è stato proprio Ethan a risvegliare a quanto pare una presenza, non so come possiamo chiamarla. Fatto sta che la chiamano il dormiente e sembrerebbe, ragazzi, aver fatto impazzire, diciamo così, il fratello di Ethan, che appunto voleva darlo in sacrificio al dormiente, appunto per magari placare la sua ira, visto che era stato lui a risvegliarlo. E il nonno stesso, ragazzi, l'aveva ucciso, aveva ucciso il fratello di Ethan. E ci eravamo quindi ritrovati qui. Quella effettivamente era la casa di Ethan e della sua famiglia, mentre questa era la casa della famiglia Van qualcosa, non mi ricordo. Fatto sta che appunto qua poi avevamo visto, ragazzi, che bisogna tipo risolvere una specie di puzzle, tra virgolette, nel senso che una volta che leggiamo questo foglio, dopodiché dobbiamo ricostruire mano a mano le stanze che ci sono però nella casa dei Carter. Per cui direi che la prima cosa che farò, ragazzi, sarà appunto andarmi a fare qualche foto all'interno della casa dei Carter, come qualcuno di voi mi ha suggerito, per avere dei punti di riferimento, ragazzi, perché sennò veramente impazzisco a cercare di ricordare tutte le stanze, perché sono veramente tante. Per cui adesso faccio questa piccola cosa e ci vediamo, ragazzi, una volta che avrò finito, e cerchiamo di risolvere insomma il piccolo puzzle, il piccolo enigma che c'è nell'altra casa. Ok ragazzi, dovrei aver fatto le foto a tutte le stanze. Spero di non sbagliare troppo e di riuscire a venire a capo di questo piccolo enigma, insomma, di questo piccolo puzzle. Per cui incominciamo subito. Ecco fatto. Allora, quindi questo è così e va bene. Allora, la prima porta a destra, ragazzi, delle scale. Ok, ed è così. Perfetto. Poi la porta qui a sinistra invece ha un tavolo, se non sbaglio, che sarebbe questo qua. Ok, per cui questo abbiamo risolto. Poi andiamo a risolvere questi, ragazzi. La prima porta, questa dovrebbe essere così. Ok, perfetto. Dopodiché questa qui dovrebbe avere questa finestra. Ok, perfetto. Quindi abbiamo risolto tutto il piano terra, ragazzi. Andiamo di sopra e qua dovrebbe esserci questa scrivania qua con questa sedia. Perfetto. Mi sa che ho dimenticato di vedere questa porta, ragazzi. Allora, prima di andare di completare questa, direi di completare queste altre. Ok, questa è sicuramente. Perfetto. Poi questa qui dovrebbe essere così. Ok, perfetto. Questa qui dovrebbe essere così. Perfetto. Ci avviciniamo sempre di più alla fine del nostro enigma, raga, eh. Ok, questa invece dovrebbe essere così. No, mi sembrava quella, raga, ve lo giuro. Non possiamo più sbagliare, eh. Ok, questa è quella giusta. Perfetto. Minchia, c'è un'altra porta dentro. Cioè, raga, queste stanze qua non le ho viste, ve lo giuro. Ma com'è possibile? Pensavo di averle viste tutte. Perché poi sono andata direttamente al piano di sopra, qui, dove la stanza è questa. Ok, perfetto. Però mi mancano ancora quelle due stanze che erano all'interno delle altre due stanze che non le avevo viste, raga. Che sfiga, però, non è giusto. Di sicuro adesso sbaglio. Ah, ok, che fortuna. Qua non ho sbagliato, raga, però... Cioè, oh mio Dio. Non mi dire che questa è la stanza. Oh, raga, ci sono arrivata. Grandioso, ce l'ho fatta. Bisogna ammettere che mi è andato un po' di sedere, quest'ultimo passaggio. Però ce l'ho fatta, ragazzi. Sono in una stanza che non c'era nell'altra casa. Guardate che roba, mizzica, com'è ben decorata, madonna, sembra un tugurio medievale, però, dico, i dettagli sono fighissimi, guardate qua che roba, guardate questi disegni, madonna, raga, ma dove siamo? Qua c'è un foglio, l'ho già visto il foglio, non vi preoccupate, ma sa che ci sono delle cose assolutamente inquietanti sopra questa scrivania, vediamo un po'. Dietro, oh... Madonna, guardate il suo disegno di un corridoio infinito, vediamo cosa dice. Tanto tempo fa, un mago viveva all'interno di una vecchia casa e creava pozioni che gli permettevano di vedere il futuro. Gli abitanti del villaggio si recarono presso l'abitazione del mago e gli chiesero di condividere le sue pozioni con loro. «Anche noi vogliamo vedere il futuro», gli dissero. Ma il mago rispose di no. Gli abitanti del villaggio covarono rancore nei suoi confronti e diedero fuoco alla casa. Il mago, però, sapeva che questo sarebbe accaduto e aveva già lanciato un incantesimo sulla sua stanza delle pozioni. La casa bruciò, tuttavia la stanza restò intatta.
Gli abitanti della valle aspettarono, ma il mago non uscì mai. Interessante, raga. Interessante sta roba. Cioè, si fa sempre tutto più intrigante. Why are you standing there? You spying? No. No. What the hell's wrong with you exactly? Nothing. You need to stop leaving your stupid stories around. They're freaking everyone out. Addirittura. Oh, oh, dove siamo, raga? Oh, 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 siamo riusciti da un'altra parte. Ah, cioè questa era la stanza che un attimo fa era in un modo e adesso in un modo totalmente diverso. Oddio, mi sta piacendo troppo sta cosa. Comunque Chad non so se era il padre di Ethan probabilmente. Leggiamo un po' tutto quello che abbiamo a disposizione, ragazzi. Distilleria clandestina scoperta grazie a un incendio. Ah. Leggiamo la parte di dietro del giornale. La NASA lancia il satellite ATS-6. Interessante, sicuramente interessante. Rimettiamolo a posto e vediamo cos'altro abbiamo qua a disposizione. Allora, qua non c'è niente. E va bene, quindi a quanto pare qua fabbricavano, insomma, whisky, tra virgolette, in maniera illegale comunque. Leggiamo sto foglio. Ah, è la storia che abbiamo appena letto, ragazzi. Ok, perfetto, per cui dire che possiamo tranquillamente aprire la porta. Ok, mi ha salvato la partita. Qua siamo riusciti, ragazzi, nell'acqua. Madonna, sto paesaggio è qualcosa di indefinibile, ragazzi, per quanto è bello. Peccato che la grafica non posso avercela al top, ma è veramente meraviglioso. Bene, fatto sta che... Allora, abbiamo scoperto la stanza segreta. Non so se è questa la stanza segreta. Io non credo sia questa la stanza segreta che aveva scoperto Ethan, che ha, insomma, risvegliato il dormiente. Poi bisogna vedere se è tutto... un senso metaforico, che roba. Fatto sta che io adesso scenderò queste scale. Ecco fatto. E adesso non mi resta che guardarmi un attimo in giro, vedere se c'è qualcosa. Sembrerebbe di no. Per cui è che possiamo tranquillamente uscire. E non so, dovremmo proseguire qua in mezzo al bosco o che roba, non ho la minima idea. Allora, tanto nella casa di Carter ci siamo stati e comunque ci serviva, penso, principalmente appunto per risolvere quell'altro piccolo enigma. Allora, la volta scorsa noi siamo arrivati dalla parte del ponte che sarebbe appunto di là. Per cui allora, se di qua si sale per andare in quella casa... Vediamo un attimino cosa succede se ci addentriamo in mezzo a queste fratte. Vediamo qua cosa abbiamo, ragazzi, se c'è qualche indizio da dover scovare o robe del genere. Anche se sembrerebbe di no, insomma, sembrerebbe essere una struttura abbandonata proprio totalmente da Dio e dagli esseri umani, da qualsiasi forma vivente che vive sulla Terra. Per cui, allora, più sotto di così non posso andare, sembrerebbe, per cui se io continuassi di qua non posso continuare, per cui di qua non c'è nient'altro se non quella struttura abbandonata. Noi siamo venuti da lì, per cui se non voglio andare lì sulla casa dei Carter, direi che possiamo proseguire su questo sentiero. C'è il sentiero! Allora, qua abbiamo qualcosa, perché siccome poi magari mi dite che non esploro bene, voglio proprio cercare di spulciare ogni angolo di questa mappa, ragazzi, perché non mi voglio perdere niente. Va bene, qua sembrerebbe di no, per cui io seguirò il sentiero che ci sta portando verso questa musica, per esempio, che fino a un attimo fa non c'era. Cioè, l'immersione nell'ambiente di questo gioco è pazzesca, ragazzi. Su questo non possiamo metterci il minimo dubbio. Been present in too many worlds simultaneously. Bits and pieces of me stay on the other side. No. Waiting. Whenever I return, I bring parts of those worlds back. I know what ghosts are. They're sad, evicted things. Memories without homes. Che frase profonda che hai detto. Vabbè, è positivo che tu porti con te pezzi di quei mondi, o forse no, magari non vorresti avere ricordi di quei mondi, però insomma, cioè, poi mi dici ricordi senza dimora, ricordi tristi, sono esseri tristi e resiliati, cioè così
me lasci lì l'anima, insomma, cioè ci fa vedere i fantasmi da un altro punto di vista, come voglio vedere da un altro punto di vista questo paesaggio meraviglioso, ragazzi, veramente unico e pazzesco. Ok, allora qua sembrerebbe esserci niente, quindi l'istinto mi dice di continuare su per questo sentiero. Chissà dove ci starà portando questo sentiero, ragazzi, è molto curioso tutto questo. Ah, quella strada si biforca e mo? Non lo so, immagino di dover salire qua. Boh, magari il sentiero lì a destra continua a portarmi avanti, per cui forse devo prima indagare di qua, non so. La sto sparando lì, ragazzi, perché ovviamente non è che ti lasciano... Ah, era lo stesso sentiero. Forse si sarebbe aperto a sinistra di nuovo, perché quello laggiù è lo stesso sentiero, ragazzi. Per cui probabilmente si sarebbe aperto a sinistra di nuovo. E allora io continuerò ad andare su. E appunto, Madonna, questo mi sta portando ancora più su. Allora, qua cosa c'è? C'è qualcosa? O ci porta di nuovo sul sentiero? Questo mi sa che ci porta di nuovo sul sentiero, ragazzi. O forse il sentiero alla fine ci avrebbe portati comunque qua. Credo sia lo stesso sentiero, ragazzi, eh? Sembrerebbe. Non vorrei sbagliarmi, sinceramente, ma mi dà questa impressione. Sì, quello è il sentiero che stavamo seguendo poco fa. Oh merda, e questo? Cos'è sto posto? C'è un lucchetto. Per cui non ci possiamo fare assolutamente niente qua. Va bene, va bene. Continuerò ad andare su, 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 sempre più su. Andiamo su per il sentiero in cerca di indizi incredibili. Andiamo su per il sentiero in cerca di indizi incredibili. Ma quanto è lungo. What do the dead have to say? You'd be surprised by how little they know. The dead can't explain what it means to be dead. Davvero? They walk down stairs that disappear beneath their feet, headed for some bright blade of memory they'll never reach. Ok, mio caro, i discorsi che stai facendo sono abbastanza inquietanti, per cui io ti proporrei di cambiare tipo argomento e di trovare cose un pochettino più allegre di cui parlare. Che te ne pare? Anche perché di regola tu stai parlando da solo, perché nel gioco sei da solo, mio caro. Ti vorrei ricordare che sei da solo, effettivamente. Va bene. Allora, ragazzi, qua di nuovo, cioè si apre pure di qua un po' la radura, però... C'è in mezzo quest'albero, qua cosa c'è? Niente. Per cui c'è, sì, il mondo di gioco si apre anche un po' intorno ai sentieri che magari dobbiamo seguire. Per cui io un attimino esplorerei qua, anche se sembrerebbe esserci niente, ragazzi. O magari mi sta sfuggì grandemente, però io qua in mezzo vedo niente. Per cui proverei a ritornare sul sentiero principale, che sarebbe questo qua. E va bene, continuiamo a seguire questo incredibile sentiero roccioso. Mentre lui parla da solo. O magari lui in cuor suo spera che ci sia qualcuno che lo stia ascoltando, ma se nel gioco effettivamente sei da solo, stai parlando da solo, mio caro. Una chiesa! Una chiesa nel bel mezzo del nulla! Sembrerebbe confortante, ma direi il totale opposto. Col cavolo che è confortante, toc toc. Toc toc, c'è qualcuno? Mi auguro di no. Che è una mezza specie di cimitero. È un cimitero. E vai. Che gioia immane ritrovarsi in un cimitero sperduto in mezzo al bosco. Salve signore Dio padre. Allora, qua chissà cosa diavolo c'è scritto. È scritto tipo in tedesco. Non so se è in tedesco o in che lingua anglosassone. È strana. Fatto sta che io dovrei entrare qua dentro. Ma veramente. Bello. Ah, sì, e perché non mi piace per niente tutto questo? È buio qua, ragazzi, oddio, non mi ci avvicino, non mi piace lì, non si vede niente. La musica non mi aiuta per niente. Di qua? Ehi, oh, ispeziona. Allora, qua c'è una delle famose lanterne, tipo alla Amnesia, dove si mette l'olio, insomma, zoom, però
Sembrerebbe non esserci niente. Posso prenderla però, eh? Anche se è mezza rotta, ma ho appena salvato la partita. Ah, merda. Qua non ci salgo manco se so Spider-Man. No, vabbè, se so Spider-Man sì. Però, a me quel posto là davanti continua a non ispirarmi per niente fiducia, per cui non saprei cosa fare sinceramente, ragazzi, eh? Vediamo se c'è qualcosa qua in mezzo alle panche, ma sembrerebbe di no. Ho un po' di cagarella, va bene, posso essere sincera che ho un po' di cagarella perché non ho la minima idea di cosa aspettarmi. Non lo so, voglio tornare all'aria aperta. Posso, c'è un odore di stantio qua dentro che proprio svieni. Che ho preso la lanterna adesso, giusto? E che mizzica me ne faccio della lanterna se è sfasciata? Lo so, giochierina, questa devi un attimo vedere per cavoli tuoi, insomma, perché c'è. E te si deve di tutto. Vabbè, allora, qua nel cimitero. Comunque non c'è niente, ragazzi. Ci sono tombe, ci sono lapidi. Madonna, come si estende sto cimitero. Non pensavo fosse così grande, insomma. A prima vista. Ah, qua c'è un altro edificio. Cos'è quest'altro edificio? Non lo so. Ah, sono. Ok. Non so se si possono. Come si chiamano? Si chiamano cripte o robe del genere. Fatto sta sono, insomma, quei monumenti che la gente di solito che ha tanti soldi si fa costruire nei cimiteri, insomma. Allora, questo è molto particolare perché c'è questo segno che non so cosa dovrebbe voler rappresentare. Ecco, meno male mi sono avvicinata. Stella Beniana, ala del corvo, zampa di corvo, croce di Nerone, croce capovolta, piede della strega, what the fuck? Sacrificio a Klepot. Di che diavolo stai parlando? Cioè, ci sono tipo 3000 segni spiattellati insieme. Questo mi stai a dire, questo? Malta, cazzuola, mucchio di mattoni. Lavoro abbandonato, interrotto. Beh, effettivamente. Ah, forse qua dovremmo fare la stessa cosa che abbiamo fatto col vagone. Cioè, ricostruire quello che è successo. Non lo so. Qua possiamo entrare. Minchia, si può andare di sotto, ragazzi. E che me devo aspettare? Oh. Che è sto macello? Pennello, secchio, carcasse di corvi. Sangue come vernice, rituale, corvi uccisi, apertura praticata con coltello, pugnale, bisturi. What the hell? Tieni premuto. Ok. Oh, merda! È là sotto, in quella cripta lì. È stata attuata una specie di... Mi ha salvato la partita, ok. È stata attuata una specie di sacrificio umano, di rituale. Che roba è sta cosa? Possiamo... Ah! Volevano chiudere, ragazzi, murare qua. Però poi hanno lasciato i lavori. Vedete che avevano cominciato a mettere i mattoni? Lì non ci tocca che ispezionare. Va bene, con calma, giocherina. Oh mio Dio, ispezione. Maniglia. Corvo. Quindi ci manca un corvo, questo mi stai a dire. Ah, dove sarà l'altro corvo? Oh merda. Dov'è? È vicino, ok ragazzi, è vicino a una tomba e c'è un albero. Beh, ci sono diversi alberi. C'è un arbusto, diciamo così, dietro a due alberi. Dobbiamo andare a trovarlo. Direi di andare a trovarlo immediatamente prima che mi dimentichi. Per cui, allora, il cimitero è di qua. Ecco fatto. Ok, dovrebbe essere qua. Eccolo. Trovato, tac, l'ho trovato. Prendilo subito. Torniamo subito a metterlo, ragazzi. Ok, la cosa si sta facendo interessante perché è un mistero assoluto. Cioè, cosa diavolo è successo qui? È bello ricostruire ste cose, eh? Direi di mettere... Ah, possiamo tirare poi la leva, ripara. Ecco fatto. Ok, aspettate. Allora, prima di tirare quella leva, vorrei un attimo vedere cosa c'è qui, ragazzi. Questo è lo stesso simbolo che era qua fuori. E questo... Salve buon uomo, mica l'hanno ammazzato con un corpo di pietra, ragazzi. Ma mi sa che non ci resta che tirare perché non mi fa ispezionare il corpo. Oh mio Dio. Oh, figata, eh.
Adesso sì che mi fai ispezionare. Ispeziono prima questo. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Era un pugnale, non era un corvo di pietra. Era un pugnale. Direi li prendo. Perché dovremmo prenderlo? Ispezioniamo. Cosa della morte. Ferita al torace, niente sangue, post mortem, taglio sul viso superficiale, sanguinamento minimo. Ferita sulla schiena, strisce di sangue. Unico aggressore, più aggressori? Questo ovviamente non potremo ricostruirlo fin quando non avremo trovato tutti gli indizi. Per cui sì, manca ancora qualche indizio, ragazzi. Chissà, che cosa mancherà? Pugnale, ah! Possiamo metterlo qua, ragazzi, perfetto, perfetto. E ok, non so se magari mancava soltanto questo da mettere il pugnale lì, vediamo un attimo. No, manca ancora qualcosa, però ci siamo quasi, Sta sfuggendo qualcosa qua intorno. Ah, ecco. Fiammiferi spenti, latta d'olio, olio versato, macchia rotonda, lampada olio. Meno male che l'ho presa, ragazzi, meno male che l'ho presa dalla chiesa. Oggi si va alla grandissima. Ok, adesso che abbiamo riparato anche questo, probabilmente potremo un attimo risolvere la questione, ragazzi, il mistero. Ci siamo? Ci siamo, raga, ci siamo. Allora, adesso ovviamente si formeranno le varie, come posso dire, i vari ologrammi, chiamiamoli così, tra virgolette, di ricordo, per cui dovremo metterli nell'ordine corretto, così come è successo la volta scorsa, ragazzi. Allora, qua che stava succedendo? Chi è sta tizia? Una tizia. Vediamo un po' di far comparire tutti i ricordi, ragazzi. Ma non so se già gli avevano fatto del male o... Qua non si è creato nessun ricordo, ragazzi. Però di qua sì. Guardate un po' quanto sono lontani sti ricordi da quel luogo. Cosa diavolo sarà successo qua? Allora, non è che sono i genitori di Ethan, no? Non so. Fatto sta che loro sono arrivati qua. Poi sono arrivati qua, aspetta. Lei non aveva ancora la lampada olio qui. Non mi fa mettere i numeri, ragazzi. Non so perché. Forse mi sono lasciata pure qualcos'altro indietro. Ah, qua ce n'è un altro, ragazzi. Meno male che ci ho pensato. Ok, perfetto. Adesso sì che possiamo costruire la cronologia. Allora, aspettate. Qua c'era il tizio, quello grosso, che stava attaccando quest'altro. La tipa l'ha preso alla schiena perché lui aveva detto che aveva una ferita sulla schiena. Uno, due, sarà qua, credo. Due, tre, e poi sono andati via. Però lei qua aveva ancora... Qua non ce l'ha la lanterna, mentre lì sì. 4 e 5, provo così, ma sono sicura al 100% che è sbagliato. No. Allora, ragazzi, se l'ordine è sbagliato, probabilmente questa sarà stata una delle ultime cose che sarà successa, se non è la prima. Andando un attimo in ordine, allora, probabilmente loro sono arrivati da qui. Perché come vi ho detto, lei qui non ce l'aveva la lanterna, quindi magari è la prima cosa. Poi magari hanno preso la lanterna, quindi magari due. Stavano cercando qualcuno, sembrerebbe, qui in mezzo alla boscaglia. Per cui magari sono arrivati qui e hanno trovato loro figlio. E loro figlio, loro quello che è, non so, fratello, quello che diavolo sarà. Per cui però, perché dovrebbe stare piangendo? Forse l'hanno interrotto mentre stava mettendo i mattoni, perché abbiamo visto che qua l'attività è stata interrotta. Per cui questa probabilmente sarà la terza. Quindi 1, 2, 3, 4 sarà, e 5 l'ultima di qua. Sarà successo qualcosa che ha spinto la tipa a pugnalare il tipo. Per cui 5, giusto? Ok, vediamo se è giusto, ragazzi. Ok, era il figlio, guarda caso. Il nostro ragazzo. Oh, Madonna. No, ragazzi. No, è sbagliato. Allora, secondo me l'ordine è giusto. Comunque sono i genitori di Ethan, questi due.
L'ordine è sbagliato. Cioè, la prima era giusta, perché la prima me l'hanno fatta vedere tutta. Forse sono venuti di qua, dove ha preso la lanterna. Quindi il 2 sarà questo, allora. 2, 3, 4, questo. Non so più che pensare, ragazzi. 1, 2, 3, 4 e 5. Questo quando sono andati via. Vediamo un attimino se è giusto. Io salterò ovviamente, ragazzi, i pezzi di ricordo che già ci hanno fatto vedere, perché sennò ci mettiamo un anno. Allora, Chad is putting our boy in that crib. Quindi questi sono i genitori di Ethan. Giving him to the sleeper. Ok, quindi Chad non era il figlio di questi qua. È un tizio che stava murando dentro la cripta Ethan. Quindi la prima è giusta e ci siamo. Poi, due. Ok. Oh! Ok, era giusto, ragazzi. Ethan gli ha tirato qualcosa nell'occhio. Chad, let me see it. Get the hell away from me. Should have been helping. Dale's weak. He always has been. You're right. He is weak. What the fuck? Chad, get off of him! He's your brother! Get off of him! Oh! Minchia, l'ha colpito tipo la giugulare. Una roba del genere. Quindi Ethan intanto era scappato, e va bene. Quello là allora era lo zio. Ah, è poi arrivato Travis. Ok. Ethan. Madonna, raga. Che cosa intricata! Perché alla fine ci hanno messo questo simbolo così assurdo e tutto? It's not right. Ethan's our boy. Dad, I need to get into the mine. What? Mine? My key. I don't have it. I guess I'll use the tunnel near the gate. Just keep Mom away from me, all right? She's sick. You're all sick. Ok, ragazzi. Ok, ragazzi, chiaro. Sleeper must not sleep. Ethan disturbed something. Sì. Whatever it was, it got out into the air and into the minds of his family. Sì, un casino, raga. Diventa sempre più veramente intrigante. Quindi praticamente quest'uomo era Chad, sarebbe a dire il fratello del padre di Ethan, ergo lo zio di Ethan, che voleva rinchiuderlo qua per far sì che il dormiente se ne impossessasse, insomma, eccetera eccetera eccetera. Però poi in qualche modo ha discusso, insomma, il fratello, sarebbe a dire il padre di Ethan, ha detto qualcosa che lo ha disturbato eccetera, quindi lo stava strozzando, per cui la madre di Ethan l'ha pugnalato a morte praticamente, e quindi poi l'hanno lasciato qua. Poi è arrivato Travis, che sarebbe il fratello di Ethan, e la madre gli ha detto: tuo zio è morto, bla bla bla. E poi Ethan è venuto qua e ha detto al padre: oh, io devo entrare nella miniera. Praticamente tutta la sua famiglia, cioè tutti i membri della sua famiglia, compreso lo zio praticamente, a quanto pare il nonno, cioè tutti i suoi parenti praticamente, sono totalmente impazziti, ragazzi. Madonna, comunque mi ha salvato la partita. Direi che la prossima volta riprenderemo da qua, e wow, mi sta piacendo veramente troppo. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Nyobdosh a tutti, ragazzi, ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione, e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!